Grazie Maria Paola per l'introduzione, per la presentazione, grazie alla Fondazione Zoe per avermi invitato, grazie a voi per essere qui. Allora, neurologo comportamentale o neurologo cognitivo è un medico che si è specializzato in neurologia, che ha particolare interesse per le funzioni superiori del cervello umano, una volta si poteva dire della mente umana. Adesso sappiamo che la mente è un prodotto del cervello e quindi il neurologo diventa un neurologo comportamentale, nel senso che studia come i comportamenti umani sono organizzati, come il cervello si organizza per produrre i comportamenti umani, dal linguaggio alle emozioni, alle capacità visuospaziali, alle capacità di ragionamento, e quindi è una disciplina che è molto ormai sovrapposta alla psichiatria. Neurologi e psichiatri di solito non vanno molto d'accordo, però è ora che si comincia ad andare d'accordo, soprattutto i neurologi comportamentali che non si occupano di nervi periferici, neuropatie o cose del genere, ma si occupano dell'output della mente, che è il comportamento. Il neurologo ha una visione più biologica, tradizionalmente, in realtà anche gli psichiatri cominciano ad avere una tradizione più biologica. La psichiatria nasce più, soprattutto in Italia, dalla tradizione psicanalitica, poi, a cui poi si è aggiunta la neurofarmacologia, e meno lo studio anatomico dell'organizzazione delle vie, dei circuiti, di che cosa fanno le aree del cervello. Quindi l'approccio del neurologo comportamentale rispetto allo psichiatra è un approccio più anatomico-fisiologico. Di questa anatomia e fisiologia del cervello fa parte la plasticità, di cui volevo parlarvi un po' stasera. Io ormai mi occupo nel corso della vita sia di bambini che di adulti, e la plasticità, che è praticamente questo, i processi neurochimici e neurobiologici che succedono nel cervello quando impariamo qualcosa di nuovo o quando ci troviamo in una situazione nuova, cioè come il cervello reagisce all'ambiente esterno, ma non ambiente esterno al caldo, al freddo, ambiente esterno che è l'ambiente consono al cervello, il cibo del cervello è la sua attività, è l'imparare, è l'attività sociale e cognitiva. Quindi lo studio della plasticità è lo studio di come il cervello impara in pratica, come si formano le memorie, come si impara il linguaggio. Il cervello si sviluppa, impara queste funzioni e si riorganizza. Tutte le volte che lo mettiamo davanti a un cibo diverso, a una cosa da imparare diversa, si deve riorganizzare per impararla. Certamente c'è una parte genetica, ci sono dei tipi di apprendimento asimmetrici di cui parleremo un po', o ci sono anche dei problemi biologici o farmacologici o delle vere e proprie malattie che fanno sì che il cervello faccia più fatica a riorganizzarsi. Però nell'individuo normale la plasticità continua per tutta la vita. Nelle prime età del bambino è necessaria a creare il cervello, l'imparare crea il cervello del bambino. Il cervello del bambino è indifferenziato, è grande, più grande della maggior parte dei cervelli di altre specie viventi, ed è per quello che nasce molto immaturo il bambino umano, il cucciolo umano nasce immaturo da un punto di vista cerebrale, perché deve passare dal canale della nascita della mamma, e se il cervello fosse più grande non ci passerebbe. Quindi impara e si connette anche durante il primo periodo della vita, e vedremo come questo succede. Quel periodo è particolarmente delicato, quindi parleremo nell'età della vita, nell'età dell'infanzia, nell'adolescenza. Gli adolescenti vengono particolarmente maltrattati, quindi vorrei difenderli un po'. Faremo un esempio nell'adulto di come anche i nostri stessi comportamenti possono cambiare come il cervello è organizzato, e poi come possiamo cercare di proteggere le capacità di plasticità nel cervello durante l'invecchiamento. Quindi
Due concetti che torneranno in tutte le età della vita, e questo è il concetto che viene espresso bene in inglese, what fires together, wires together, il che vuol dire che le aree cerebrali che si attivano nello stesso momento creano connessioni tra di loro. E questo è uno dei concetti base della plasticità. Per creare una memoria complessa di un evento, noi prendiamo informazioni dalle aree del cervello sensitive, motorie, che sono adibite a quell'esperienza. Se quell'esperienza è non so, un ricordo di una cosa che si faceva con la mamma o di come si legge un libro, ecco, questa è un'esperienza, una cosa di cui possiamo parlare come esempio. C'è grande dibattito adesso se i bambini leggano meglio sui libri cartacei o sul libro tablet. Allora, il testo è uguale. Prima non si vedeva bene dal tablet, dai primi tablet erano troppo illuminati, si stancavano gli occhi. La tecnologia ha superato questo problema adesso, anzi aiutano gli occhi. I tablet imparano la luce dell'ambiente e mettono l'occhio nella condizione ideale. Però i bambini, sembra, questi pochi studi che ci sono, che imparino meno. Allora, probabilmente imparano meno perché hanno il ricordo tattile, sensitivo e affettivo del leggere il libro con la mamma, col papà, e di muovere e fare l'atto motorio. Quindi si è creato un circuito nel loro cervello per cui il leggere in modo piacevole è legato al libro cartaceo. Allora, la prima generazione in cui vedremo davvero se il leggere sul tablet è meno effettivo di leggere sul libro saranno i veri nativi, quelli a cui i genitori hanno insegnato a leggere sul tablet. Questo è un esempio del wire together, fires together. Leggere un libro, anche solo l'esperienza di leggere un libro in un adulto o in un bambino, viene da un network che è stato creato di esperienze che ha creato questa circuito di connessioni. La seconda cosa che tornerà molto è use it or lose it, cioè se non lo usi lo perdi, esattamente quello che ognuno di noi probabilmente ha provato se ha avuto un trauma, un braccio, una gamba, se non usi il muscolo si atrofizza. E questo succede, la stessa cosa, il cervello è un insieme di muscoli, di circuiti, adibiti a funzioni particolari, se non le usiamo o se ne usiamo solo uno, rischiamo che gli altri si perdano, si atrofizzano, e si atrofizzano davvero, cioè si diminuiscono le sinapsi, le connessioni tra un neurone all'altro, la comunicazione diventa meno effettiva e tutto questo accendersi, firing che vedete immagine, che è un cervello vero, non è altro che il batterista dei Grateful Dead e il suo cervello, e che cosa succede nel suo cervello mentre suona. Vedete che ci sono tante cose che si attivano nello stesso momento e vedete le connessioni tra le varie aree che fanno cose diverse. Allora, ripartiamo, facciamo un po' di userò un po' di termini nel corso della serata che vorrei che fossero abbastanza chiari. Sostanza grigia, sostanza bianca. Sostanza grigia non è altro che questo mantello grigio intorno al cervello ed è il luogo dove ci sono i corpi cellulari dei neuroni. Cioè questa parte qui del neurone, un neurone ha una testa, una coda e un ciuffo in fondo alla coda, diciamo, che sono i dendriti. Allora, il corpo cellulare e i dendriti sono nella sostanza grigia, dove avvengono tutte le sinapsi tra neuroni. Tutto il resto, questa parte qui, che è la sostanza bianca, sono le code dei neuroni. Quindi vi immaginate come sia tutto un network, tutto uno zigzag di miliardi, mi viene sempre a dire bilioni, facendo billions, ma i bilioni non esistono, i miliardi di circa 80 neuroni che si connettono tra di loro, si connettono a creare circuiti di cui parleremo. In modo molto regolare, per ogni corteccia ci sono strati in cui ci sono dei neuroni specifici che si connettono con altri neuroni specifici. Questa è proprio la materia delle neuroscienze. I neuroni si connettono attraverso, cioè ogni piccolo spike di questo dendrite si connette con quello di un altro neurone
all'interno, che magari ha viaggiato tutto il cervello all'interno di questa della sostanza grigia. Lo vediamo un po' meglio qui. Quindi la sostanza bianca è la coda, è coperta da questa sostanza che si chiama mielina, che non è altro che un isoante praticamente, cioè una guaina mielinica che fa sì che l'impulso nervoso passi velocissimo. Se non ci fosse, è come se non ci fosse, adesso io non sono un elettricista, ma è come se non ci fosse l'isolante, quindi andrebbe molto più lentamente. È una matassa complicatissima, che va in cui il flusso va in direzioni diverse, questi colori va o da su a giù, o da davanti all'indietro, o da destra a sinistra, quindi tutta questa sostanza bianca qui è piena di tutte queste fibre di connessioni tra questi neuroni. Allora, prima età, quando si sviluppa il cervello? Il cervello in un feto di 21 settimane, è questo, di 32 settimane, è così, a termine è così, e non è ancora convoluto come quello dell'adulto, però c'è un bel cambiamento, tantissimo succede durante il periodo di gestazione, infatti c'è stata molto più attenzione negli ultimi anni a non fumare, non bere, a cosa mangiare, a non prendere infezioni durante la gravidanza, perché è periodo fondamentale in cui succedono tutte queste cose, dalla cellula diciamo primordiale si differenzia neuroni, cominciano a formarsi le sinapsi, ma la cosa più importante che succede è la proliferazione e la migrazione. Allora la migrazione, è vero che io sono una nerd neurologa, ma penso che sia uno dei miracoli della natura, perché mi entusiasma sempre. Allora, tutti i neuroni primordiali in quel cervellino del feto sono tutti intorno a questa zona qui che si chiama periventricolare, dove vedete questa zona qui. Qui fuori non ci sono, da qui partono e devono migrare e mettersi tutti in ordine, come avevamo visto nell'altra figura. Come fanno? Si crea una ragnatela di cellule che si chiamano gliali, che fanno questa ragnatela, e loro si arrampicano, migrano, da lì si muovono, e ci sono delle figure, se fate un YouTube, un Google, ci sono dei filmini meravigliosi, che però sono lunghissimi, quindi non li ho messi. Da questo piatto, si chiama piatto, partono e migrano, questo succede, e migrano in modo diverso a fare tutte queste connessioni, però tutte le aree sono ancora indifferenziate. Questo è un altro esempio, 25 settimane, 30 settimane, 33 settimane, questo a termine, è un bambino neonato e il cervello dell'adulto. Vedete che c'è un cambio, uno sviluppo pazzesco. Anche quanto si girifica, questa è una sezione, come se faceste una sezione, tagliaste qui, diventa più arzigogolato per poi invece distendersi di più. Perché? Perché quello che succede è che prolifera, si formano gli strati della corteccia, però è ancora indifferenziata, cioè ci sono alcune funzioni che sono, diciamo, stabilite geneticamente, c'è una pezzo della corteccia che per sentire e un pezzo per muoversi, la corteccia motoria sensitiva, e quelle ci sono. Tutte le altre si devono organizzare. Come si organizzano? A seconda di quello che noi gli diamo, è quello che dicevamo all'inizio. Il bambino sente parlare e quindi sviluppa per imitazione il sistema del linguaggio. Il bambino apre gli occhi e comincia a vedere e quindi sviluppa nella parte del cervello che è connessa agli occhi, alla retina, sviluppa una anatomia e fisiologia particolare per che sia adatta alla visione. Allora, potete capire che se muoviamo dal linguaggio alla motricità, alle emozioni, la faccenda diventa complicata, cioè se un bambino viene maltrattato sviluppa un network emotivo con delle connessioni che legano particolari situazioni a un maltrattamento, e poi verrà molto più difficile nell'adulto di cambiare queste, diciamo, autostrade che si sono formate. Che cosa succede? Quindi l'esperienza influenza le connessioni che rimangono e che si fanno.
Succede che nel bambino piccolo questi bottoncini sono tutte le sinapsi, cioè quello che avevamo detto, i dendriti e gli assoni, come si connettono. In questa particolare tecnica li vediamo come bottoncini. A un mese ce ne sono pochi, a 2 anni ce ne sono tantissimi, tantissimi. Piano piano si riorganizzano perché rimangono quelle connessioni che corrispondono agli stimoli che abbiamo ricevuto. Quelle connessioni che invece non vengono stimolate dall'ambiente esterno, per esempio la corteccia visiva nelle persone che sono cieche dalla nascita, viene ripopolata da una funzione uditiva, cioè la corteccia che in tutti noi viene utilizzata per elaborare gli stimoli visivi, elaborarli in modo superiore, non solo dire una cosa c'è o non c'è, riconoscere la stessa persona da punti di vista diversi, diciamo. Nella persona non vedente diventa corteccia uditiva. Per darvi un esempio della plasticità, cioè una corteccia che noi pensiamo sia adibita solo, che pensavamo fosse adibita solo alla visione, in realtà gli togliamo lo stimolo visione e diventa uditiva. Il periodo in cui queste connessioni, queste sinapsi si perdono di più, in inglese si chiama pruning, forse l'avrete sentito, qui vedete l'esempio di come si connettono gli assoni e i dendriti, le sinapsi qui, è l'adolescenza e come vedremo c'è un particolare ordine temporale in cui queste connessioni si perdono in network del cervello diversi che generano i comportamenti degli adolescenti. Io ho 2 figli adolescenti in questo momento e mi devo sempre ripetere queste cose, da dove vengono i loro comportamenti, per non maltrattarle più di quanto si meritino. Quindi con le tecniche di neuroimmagini che cosa facciamo? Vediamo che la corteccia, questa è una figura più che altro per me per ricordarmi, comunque le cortecce rosse sono quelle più spesse, dal bambino di 5 anni all'adulto di 20, ed è vero lo sviluppo del cervello più o meno finisce tra i 20 e i 25 anni, si assottiglia, che è una cosa un po' controintuitiva, che non avremmo immaginato finché non abbiamo potuto fare questi studi con la risonanza e seguire le persone nel tempo. Quindi è più spessa, piena un sacco di neuroni, pieni di tutte queste connessioni che si devono riorganizzare. Quelle che si usano rimangono e si potenziano, quelle che non si usano si perdono, quelle use it or lose it di prima. L'altro meccanismo di sviluppo importantissimo è la mielinizzazione, vi ricordate quei fagottini intorno all'assone, gli isolanti? Alla nascita non ci sono, il cervello del bambino neonato è praticamente solo riflessi, tante delle cose che noi vediamo nel bambino appena nato sono riflessi, che se lo si prende fa così, sono riflessi che poi nell'adulto si perdono, e il riflesso della suzione per esempio è un altro riflesso. La mielinizzazione è un processo lungo che di nuovo comincia dalla nascita e termina intorno ai 20 anni, e disturbi della mielinizzazione, per esempio una malattia demielinizzante che conoscete tutti è probabilmente la sclerosi multipla, che è una malattia particolare della guaina mielinica che si infiamma e i neuroni non riescono a comunicare nel modo ideale. Però anche questo è un processo lungo, qui vedete in blu sono degli assoni, cioè quelle code dei neuroni che non hanno la guaina, che in questa figura particolare, in questa risonanza particolare sono in blu, più diventano gialli e rossi più diventano mielinizzati. Allora questo che sarà importante nell'adolescente, che vedete l'ultima area che si mielinizza è questa del lobo frontale. Quindi per ricapitolare, nel bambino che nasce il cervello è, a parte alcune cose, cioè la corteccia sensitiva e motoria, praticamente tutto il resto è un gomitolo indifferenziato di neuroni e di connessioni dei vari neuroni.
più noi stimoliamo il cervello e più queste vie si organizzano. Alcune diventano più forti, altre diventano più deboli a seconda dello stimolo che riceviamo. E anche i neuroni si organizzano in zone del cervello che vengono adibite a funzioni diverse. Anche qui, in parte genetico, anni e anni di discussioni sul fatto se il linguaggio nell'uomo è innato o no, da Chomsky ai neurologi e neurobiologi. Nell'evoluzione della specie alcune caratteristiche dei neuroni che sono particolarmente consone a elaborare alcuni tipi di sintomi sicuramente le abbiamo trattenute nell'evoluzione, quindi sicuramente ci sono alcune zone che sono più adibite sono più efficienti a elaborare alcuni tipi di sintomi. Però per esempio l'emisfero sinistro è adibito al linguaggio, l'emisfero di destra è adibito alla coscienza, alle funzioni visuospaziali e sociali. Però se un bambino piccolo ha qualche tipo di problema con l'emisfero sinistro, il linguaggio si sposta a destra perché è ancora indifferenziato. Quindi che cosa vuol dire? Che in quella fase lì il cervello era ancora indifferenziato, quindi se il bambino ha un ictus o un trauma o qualcosa nell'emisfero di sinistra, il linguaggio si sposta a destra perché il cervello è ancora plastico. Questo si dice, non è che il bambino ha grande capacità di apprendimento perché il cervello è ancora indifferenziato, non è ancora andato da così a così. Una volta che è diventato così, che il linguaggio si è elaborato a sinistra, se un adulto ha un ictus a sinistra, farà più fatica a imparare a parlare, perché la parte di destra si è specializzata per qualcos'altro. Ha senso? Quindi in tutto questo sviluppo volevo mettere questa slide per ricordarmi di dire che non esiste un'intelligenza unica, giusto? Nel dire questo diciamo chiaramente che quello che viene misurato con i classici test di intelligenza è un tipo di intelligenza, ma in realtà non testa l'intelligenza sociale, l'intelligenza emotiva e tanti altri tipi di ragionamento e di comportamento che fanno parte del concetto di intelligenza. E comunque ci sono, l'intelligenza non è una cosa, perché essendoci tanti circuiti che fanno cose diverse, come ci sono tanti muscoli che fanno cose diverse e c'è chi è più forte nella gamba piuttosto che nel braccio, così ci sarà qualcuno che è più forte nella pittura verso la traduzione del latino o l'imparare tante lingue, ed è normale che sia così. Quindi dare come quoziente di intellettivo un numero è secondo me una cosa antica ormai. Quanti? Vabbè, motorio sensoriale è il primo, visuospaziale, esecutivo, cognitivo della matematica, memoria, linguaggio, emozioni, le possiamo dividere in sottogruppi, anche affettività la possiamo mettere. Però fatto sta che ci sono dei circuiti speciali che si sviluppano per ognuna di queste funzioni. Che cosa possiamo fare nel bambino? Io non sono un insegnante, non vorrò mai essere un insegnante, se non avrei mai la pazienza e l'amore, la passione che ci vuole per essere un insegnante di bambini in età scolare. Vedo le conseguenze dell'insegnamento nei ragazzi a cui insegno io, che sono quelli di medicina, dei dottorati, e nei bambini che vedo nella mia ricerca. Allora, non ci sono intelligenze singole, ci vogliono intelligenze, bisogna considerare che sono intelligenze multiple e che vogliamo stimolare il bambino a seconda, il cervello del bambino, ovviamente a seconda delle sue preferenze, ma cercare di eliminare lo stereotipo che l'intelligenza è solo del bambino che legge presto, l'intelligenza è anche del bambino che esplora il mondo presto, o del bambino che costruisce coi Lego presto, o a cui piace guardare i film, non cercare di mantenere una visione aperta di quello che voglia dire essere l'intelligenza, perché il bambino dislessico impara, non ha un problema di apprendimento, ha un problema di apprendimento dal linguaggio scritto, ma se lo si fa apprendere in un modo diverso apprende benissimo. Infatti a me la parola disturbo dell'apprendimento, che è uguale in inglese, learning disability, non è mai piaciuta. Il
linguaggio abbiamo questi network, passiamo a vedere alcuni di questi network diversi, si sviluppano in momenti diversi. Allora, quelle che abbiamo detto prima sono le sensory e motor pathways, quindi visione, il sentire uditivo, si sviluppano subitissimo dalla nascita. Il linguaggio appena dopo, vedete, questi sono gli anni, il linguaggio appena dopo, perché si comincia subito a parlare. I bambini appena nati cominciano a sentire parlare, già dalla pancia sentono parlare, non infatti capiscono prima di parlare, probabilmente perché il network della comprensione del linguaggio ha già cominciato a formarsi in utero. Però diciamo che è la prima cosa. Le altre funzioni cognitive arrivano un po' dopo, perché quella parte del lobo frontale che avevo fatto vedere nella mielinizzazione è quella che si mielinizza più tardi, e vedremo che cosa fa. Allora, questo è il network del linguaggio, nell'emisfero di sinistra, come dicevamo, di solito nei destrimani, la maggior parte dei destrimani linguaggio è nell'emisfero sinistro. Perché? Perché la reinterpretazione, si pensa, non si sa perché, però la teoria più accreditata è che la mano destra è rappresentata nel cervello di sinistra. Noi abbiamo cominciato a manipolare gli oggetti nella storia dell'uomo con la mano destra, e probabilmente il linguaggio ha cominciato nel voler denominare gli oggetti, nel volere dare un nome all'oggetto, e quindi la parte del linguaggio del cervello si è organizzata intorno a quella della mano, quindi nell'emisfero sinistro. Ci sono tanti funzioni, adesso non possiamo vederle tutte, però si sviluppano in modo, la funzione del linguaggio si sviluppano in modo da ventrale a dorsale, cioè da giù a su e da dietro all'avanti, a seconda dell'età, cominciando appena nati fino a, diciamo, ai 4-5 anni, quando il bambino è abbastanza bravo a parlare, diciamo, ha imparato. Allora, questo ci spiega perché questa parte del ventrale qui del linguaggio è quello che adibita al significato delle parole, è quella che noi diciamo la ventral pathway for language comprehension, per il capire. E allora cosa ci viene in mente? Che il bambino capisce prima di parlare, giusto? Capisce benissimo e non può parlare, perché si sviluppa prima questa parte qui del cervello, e questa, che ha delle vie più lunghe e più complicate, dorsale, è quella che invece ci serve a convertire i suoni, qui ci sono le forme visive delle parole, le forme uditive delle parole, con il centro dell'articolazione della parola, quindi il parlare. Quindi il bambino prima capisce e poi parla, non per qualche strano motivo misterioso, ma perché il suo cervello si sta sviluppando in quel modo lì, e probabilmente questa via qui, come dicevamo, è già stimolata già in utero. Questo quando succede nei terrible twos, cioè quando i bambini più o meno hanno 2 anni e fanno quei capricci spaventosi. Perché fanno i capricci spaventosi? Perché capiscono tutto e non riescono a parlare. Cioè è la cosa che, se uno ci pensa, però non è che ce lo possono dire, perché non hanno mai avuto esperienza di altro. Però infatti che cosa ci dicono anche i pediatri? Certo, ci sono dei momenti in cui bisogna contenere, portarli via, tutto quello che vuoi, però di solito si cerca di spiegare al bambino, toglierlo dalla situazione frustrante e spiegargli in altro modo, o cercare di farlo esprimere in altro modo, o dargli le parole. Vuoi che ti tolga la maglietta stretta che ti dà fastidio, o andiamo a casa che sei stanco, una cosa così. Però la maggior parte di quel periodo, della difficoltà di quel periodo lì, viene da appunto questo sviluppo non contemporaneo della comprensione del linguaggio e della produzione del linguaggio. Che cosa fare nella scuola, nell'insegnamento? Di nuovo, io non sono un insegnante, però quello che viene dalla neurofisiologia del cervello è che non vogliamo che i bambini passino tutto il loro tempo a scuola seduti davanti a un libro, perché sennò gli sviluppiamo solo la via della lettura. È vero che devono imparare a leggere, perché il linguaggio viene imparato in modo innato, solo essendoci esposto. Invece il 5% dei bambini imparano a leggere anche se non glielo insegna nessuno, ma l'altro 95%
bisogna insegnarlo, quindi per forza bisogna insegnargli a leggere e scrivere, però anche lì bisognerebbe, per sviluppare da un punto di vista fisiologico, non didattico, io didattica non ne so niente, però l'idea di avere che non sono solo i libri per imparare, c'è la musica, ci sono i film, ci sono gli esperimenti, c'è un modo di imparare anche più esperienziale, che magari è anche più piacevole da un certo punto di vista. E quindi cerchiamo di incoraggiare una didattica multimodale, non solo per i bambini col DSA, per la dislessia, per cui è l'unico modo, è il modo in cui gli viene meglio imparare, ma in realtà per tutti i bambini sarebbe meglio avere un tipo di didattica più multimodale. Allora, veniamo agli adolescenti. Higher cognitive functions, quello, anche qui in realtà è una parola che non mi piace tanto, perché il linguaggio è una bella high cognitive function, anche il linguaggio, però higher cognitive functions si intendono le funzioni del lobo frontale. Le funzioni del lobo frontale sono tantissime, e però le possiamo dividere in due in particolare. C'è una parte dorsolaterale del lobo frontale che noi chiamiamo responsabile delle funzioni esecutive. Le funzioni esecutive sono quelle che in effetti noi ci aspettiamo da un buon esecutivo, cioè da un buon amministratore delegato, che magari non è la persona più creativa del mondo, però è in grado di far succedere le cose, è in grado di organizzare, è in grado di pianificare, è in grado di capire, si spera, le conseguenze delle proprie azioni, e sapere che se fa A probabilmente succederà B, e che a volte bisogna controllarsi, non si può sempre dire quello che si vuole, cosa sto dimenticando? Ah, e probabilmente sono molto veloci, quello che si chiama processing speed, cioè il processamento veloce dipende dallo sviluppo quelle che chiamiamo funzioni esecutive e di controllo. Qui già cominciamo a pensare che questa via nell'adolescente non è che sia poi tanto sviluppata, il controllo non è la loro forza. In più, questa è la parte dorsale, come quello che dicevamo nel linguaggio, giusto? La parte dorsale che era un po' più giù qui era l'articolazione, quindi la produzione del linguaggio. Queste che sono un po' più sopra sono funzioni esecutive. Adesso mi giro un po' di qua, scusate che devo sempre dare le spalle a qualcuno. E qui veniamo un po' al bello e alle cose nuove veramente degli ultimi 20 anni, perché con l'avvento appunto della risonanza funzionale e con lo sviluppo della neurofarmacologia, della psicofarmacologia, si è scoperto che tantissimi dei nostri comportamenti, che noi possiamo chiamare morali, spirituali, hanno anche loro delle pathway cerebrali ben sviluppate, cioè c'è un circuito per le emozioni e per la cognizione sociale, e ci sono dei circuiti per l'attenzione e la motivazione, che sono importantissimi per anche la valutazione delle conseguenze, cioè tipo se una persona può provare rimorso o no. Questi circuiti sono in modo diversamente complicati a seconda di dove c'è un'interruzione o disconnessione o malfunzionamento o funzionamento differente di alcune di queste aree, creano tantissimi di quei sintomi che noi pensavamo essere psichiatrici, che sono psichiatrici nel senso di alterazione del comportamento. Sono neurologici perché vengono dal cervello, è lì che vedete che ormai non c'è una divisione puramente clinica. Non so se una persona non è in grado di connettersi con il prossimo e sembra freddo e non ha empatia e si comporta in modo sbagliato, cioè quando un altro è triste e lui è allegro, probabilmente va dallo psichiatra, non va dal neurologo. Però in realtà è un disfunzionamento che una volta non sapevamo da dove viene, adesso viene, sappiamo da dove viene. Anche la depressione, la schizofrenia, tante malattie psichiatriche di cui prima non conoscevamo praticamente nulla da dove venivano, le chiamavamo che erano più dei problemi dell'anima, della mente. In realtà adesso sappiamo, perché la scienza è evoluta, che vengono da dei circuiti cerebrali molto particolari nella parte mediale del cervello, cioè questo è come se fosse un cervello diviso a metà, e quindi capite cosa intendo, cioè tagliato come nel mezzo, come un uovo di Pasqua.
C'è l'amigdala, c'è il nucleo accumbens, la corteccia che si chiama mediale, quella che vi ho fatto vedere prima, e quella laterale. Anche l'attenzione e la motivazione, cioè i ragazzi, gli adolescenti sono pigri. Che cosa vuol dire che sono pigri? Che questa parte qui dei loro circuiti che è adibita alla motivazione non è ancora sviluppata, allora non è che dobbiamo lasciarli dormire tutto il giorno, però anche capire che c'è un motivo per cui vogliono dormire fino a mezzogiorno, perché questa parte qui si sta sviluppando. Quindi li tiriamo giù dal letto, però magari non gli urliamo dietro: sei un pigro, che cosa farai nella vita, non concluderai mai niente, perché in realtà si deve sviluppare questo sistema plastico che vogliamo incoraggiare, perché se non gli facciamo fare niente rimarranno dei couch potato tutta la vita, però in un modo un po' più empatico, diciamo, capendo che non è colpa loro e che non li dobbiamo umiliare perché sono fatti così. È un periodo dello sviluppo, perché il loro cervello è un cervello bambino ancora, nel senso che non è ancora sviluppato. Certo è che insieme alla pigrizia poi ci mettiamo che magari sono un po' cioè vi potete immaginare tutti questi circuiti, questi e quello di prima, che si stanno riassettando e che non sono in equilibrio tra di loro. In più questi si sviluppano prima di quelli del controllo, quindi tutti questi emotivi sociali, andare con gli amici e provare le droghe perché non sanno le conseguenze delle cose, in più non c'hanno da sopra il controllo, può succedere un putiferio totale, quindi dobbiamo fargli noi da cervello di controllo, ok? Ecco, questo vi fa vedere la curva di quello che succede, cioè nell'adolescenza quei sistemi lì limbici, sì, limbici delle emozioni, della motivazione, dell'affettività, si sviluppano prima di quelli prefrontali di controllo. Quindi praticamente abbiamo tutto questo cervello emotivo che sta cercando di capire che cosa vuol dire essere felice, che cosa vuol dire avere amici, avere rapporti sessuali, provare le droghe, è in overdrive, sono le zone anche che sono disfunzionanti nelle persone tossicodipendenti o negli alcolizzati, hanno questo craving di emozioni, di sensazioni senza il controllo che viene da sopra, che arriva un po' dopo, di solito verso i 18-20 anni, si spera, nella maggior parte delle persone. Quindi il cervello plastico dell'adolescente deve mielinizzarsi, deve fare questo pruning, cioè questa riorganizzazione delle sinapsi, e quindi dobbiamo avere pazienza su queste avere pazienza e anche sapere che dobbiamo educare questi tipi di aspetti nel bambino. È come insegnargli a leggere, praticamente. Quindi non è che gli lasciamo fare quello che vuole, anzi abbiamo degli interventi specifici per cercare di aiutarli a contenere questa tendenza che hanno alle dipendenze, no? È il pericolo più pericoloso per le droghe, l'adolescenza. Che cosa possiamo fare? Ci sono delle persone che sono geneticamente predisposte e non è colpa di nessuno, e si cerca di aiutarle anche dopo, ovviamente. Però nell'adolescente normale quello che si può cercare di fare è fargli trovare la propria passione, fargli educare la propria motivazione, incoraggiandogli a fargli fare qualcosa di sano che gli piace molto. Se gli piace giocare a calcio, lo facciamo giocare a calcio, anche se noi preferiremmo che fosse a studiare storia sul libro, magari sto dicendo delle banalità, però nel senso di cercare di educargli la loro motivazione, quindi dargli dei premi e non una punizione per delle cose che hanno voglia di fare, pensandolo proprio in questo modo. Non è che lo stiamo viziando, stiamo cercando di fargli organizzare questo circuito della motivazione e cercare di educare in modo sano il sistema della ricompensa, cioè se tu fai questa cosa hai una ricompensa, se ne fai quest'altra potrai avere una punizione, però si ricordano meglio le cose con la ricompensa che con la punizione. Altra cosa, insomma, la pianificazione, l'iniziativa, cercare, il problema che hanno gli adolescenti con la pianificazione e l'iniziativa
diviene da quello, e quello che fa impazzire tutti i genitori è il lack of remorse, cioè la mancanza di pentimento o di ringraziamento. Cosa bisogna fare? Cioè, sono come proprio solo nel momento, anche quello glielo si spiega. Il modo di educare la plasticità dell'adolescente è quello di dargli parola, di dargli contesto, proprio come gli insegniamo a leggere, a scrivere o alla matematica. Ok, quindi teniamo presente che lo sviluppo del cervello veramente finisce a 20 anni, ma lo sviluppo proprio biologico, la mielinizzazione, la riorganizzazione sinaptica succede fino ai 20 anni, quindi queste sono delle materie che forse dovremmo anche proprio insegnargli a scuola. E devo dire che in alcune scuole molto progressiste negli Stati Uniti adesso ci sono le ore di social cognition, in cui si guardano anche film insieme, si spiegano situazioni, si fa proprio un'educazione anche di quella materia lì, non la si lascia solo al caso delle persone che si incontrano, si danno almeno delle strutture. Noi lo facciamo un po' forse anche nella filosofia, cioè si fa studiando tante cose, però in modo più focalizzato per questo gruppo negli adolescenti che hanno una plasticità particolare in questo periodo e quindi sono particolarmente vulnerabili a problemi di questo tipo, a prendere troppi rischi, a provare droghe e a creare delle connessioni su questi argomenti che una volta che si sono create quelle pathway che vi ho fatto vedere, poi diventa difficile cambiarle. Si possono cambiare, vedremo, c'è la plasticità nell'adulto, anche nell'anziano, però a quel punto dobbiamo ricostruire la via, non possiamo più seguire la via che c'è già, che è automatica. Ok, allora come vado? Lentissimo, bene. Allora passiamo all'adulto, visto che la maggior parte di noi qua è adulto. Stavo per saltare gli adulti completamente, invece ho detto no, dai, ci siamo anche noi. Parliamo dell'adulto, di che cosa possiamo fare noi come adulti. Sicuramente possiamo prevenire tanti dei disturbi dell'invecchiamento, considerando che dobbiamo fare prevenzione per il cervello come facciamo prevenzione per il cuore. Allora, adesso è entrato nel linguaggio medico e comune che per prevenire malattie del cuore bisogna mangiare bene, fare esercizio, tenere la pressione bassa, la glicemia bassa, la stessa cosa e altre che vedremo vale per il cervello, perché il cervello è un organo fisico come il fegato, come il cuore, e bisogna proteggerlo da un punto di vista biologico, proteggerlo non solo dalla morte cellulare, diciamo, del neurone, ma proteggerne la plasticità, cioè questa capacità di creare nuove connessioni. Allora, c'è dibattito su quanto possiamo fare nuovi neuroni in età adulta, soprattutto all'interno dell'ippocampo, che è una struttura particolare di cui adesso non abbiamo parlato. C'è rigenerazione dei neuroni, però quello che succede nella plasticità invece di nuovo è che creiamo nuove connessioni, cioè se noi impariamo qualcosa di nuovo o facciamo una cosa in un modo un po' diverso, anche come adulto creiamo delle connessioni diverse, cioè quando scegliamo di imparare una nuova lingua o di provare un nuovo sport, altro che non facciamo che creare delle vie neurali diverse, delle connessioni diverse tra la visione della palla del tennis e il movimento della parte motoria della corteccia cerebrale che si occupa di come muovere la mano. Quella lì è una nuova connessione, non sono delle cellule nuove, sono le stesse cellule che io uso per vedere la palla mentre gioco a qualcun altro e per muovere il braccio per lavarmi i denti, però devo creare una nuova connessione tra le aree visive della palla e motorie che creano una nuova, attraverso la plasticità neuronale, creano una nuova funzione per noi. Ho scelto di fare un esempio invece del tennis, mi è venuto il tennis, chissà dove e perché. Mi è venuto quello dell'empatia, che forse è un termine molto di moda adesso, che forse avrete sentito. Che cos'è l'empatia? L'empatia è una funzione che d'altra parte viene da questa parte qui del cervello, ne parleremo. Infatti gli adolescenti non è che siano proprio empatici, cioè se la mamma è stanca non ne può fregare di meno, giusto? Viene da quella parte lì del cervello che è poco sviluppata negli adolescenti. E
è un modo di elaborare le emozioni. Se voi pensate al linguaggio, che è un termine generale, che cos'è il linguaggio? È un termine che noi usiamo per l'elaborazione del codice linguistico, sentire le parole, leggere le parole, come le metterle insieme nella grammatica, nella sintassi, come interpretare una metafora. Insomma, il linguaggio è un modo di usare il codice delle parole. L'empatia è un modo di usare il codice delle emozioni. E che cosa sono le emozioni da un punto di vista fisiologico? Le emozioni, scusate che è tutto in inglese, ma ve lo racconto io. Il modo più facile di avere esperienza delle emozioni sono le espressioni facciali, che sono state studiate tantissimo negli ultimi 50 anni e sono praticamente, diciamo, innate, perché in tutte le culture del mondo ci sono delle espressioni di base che sono le stesse. Poi in realtà, che sono degli schemi motori della faccia in realtà. Poi dobbiamo stare molto attenti, perché invece a seconda della cultura le persone le esprimono o no. Questo è un problema che ho discusso qualche mese fa in un seminario al Senato sulla neurodiversità. In alcune culture viene insegnato che non bisogna far vedere rimorso, mai. Quindi se noi siamo alcuni avvocati, giudici che erano presenti, dicevano: io mi ritrovo davanti a un sospetto che non fa vedere rimorso, ma nel paese da cui viene gli è stato insegnato che anche se sente colpevole non deve fare quella faccia lì. E quindi anche se l'espressione facciale che corrisponde al rimorso è uguale in tutto il mondo, gli è stato insegnato in questi network di connessioni durante lo sviluppo che anche se hai fatto qualcosa di male è ancora più grave se lo fai vedere. Quindi però gli schemi motori che vengono fuori dall'espressione facciale sono gli stessi e sono una faccia sull'esterno delle emozioni, che sono dei fenomeni fisiologici e psicologici cognitivi. Fisiologici perché le emozioni sono un'elaborazione cerebrale di stati corporali, cioè quando siamo agitati abbiamo una sudorazione, ci aumenta la respirazione, il battito cardiaco. La prima emozione probabilmente è l'emozione di paura, è quella che da un punto di vista primordiale è la più importante, proprio di sopravvivenza. Vedo il leone, ho paura, scappo. Per avere paura devo attirare tutto il sangue ai muscoli e quindi tolgo il sangue dalla pelle, rimpallidisco, mi viene un rush di adrenalina, quindi ho la pelle d'oca, aumenta il battito cardiaco, sono sudata, magari una faccia addosso, anche quella è una cosa adrenalinica, e scappo. Allora, questo l'elaborazione nell'evoluzione umana, l'elaborazione di tutte queste sensazioni fisiche è stato elaborato e praticamente ha creato un circuito con questa particolare, quale sarà? Questa espressione facciale di paura. Non è altro che l'elaborazione cerebrale di uno stato fisico, che poi attraverso tutti i nostri network cerebrali viene diversi tipi di emozioni vengono collegati a prestarci attenzione, scappare, sentirsi attaccato a una persona, voler bene e ricordarsi una particolare situazione. Ha senso tutto ciò? Ok. Allora io posso, l'empatia che cos'è? È la capacità di capire lo stato emotivo dell'altra persona, che può essere di qualsiasi tipo, ce ne sono molti di più di questo. Come la capacità di comprensione del linguaggio è il capire le parole che l'altro mi sta dicendo, l'empatia è il capire e il sentire lo stato emotivo in cui è l'altro. Allora, quando io vedo una fotografia di questo tipo, creo
provo empatia per questa persona, vedo che è in difficoltà, che è distressed, che è probabilmente povera, questa è una fotografia famosissima negli Stati Uniti dei tempi della Grande Depressione, quindi negli Stati Uniti evoca anche tutto un circuito storico. Quindi ho una percezione, la prima cosa che ho è una percezione di questi stimoli, una percezione visiva della faccia, dell'espressione, lì attraverso il mio circuito di comprensione dello stimolo visivo capisco che cosa sta succedendo e poi posso provare due tipi di empatia che dipendono da due circuiti diversi, un tipo cognitivo che appunto è la capacità che dipende da quei circuiti di prevedere e di capire che cosa è associato a quell'emozione e quindi è molto cognitivo, fa parte di quel sistema di planning, di controllo, di capire le conseguenze, quindi ci sono persone che hanno una grandissima empatia cognitiva, no? Che capiscono benissimo, cioè che sanno elaborare verbalmente l'emozione dell'altro benissimo, però non la provano. Invece ci sono delle persone che hanno quella che si chiama epatia emozionale più forte, in generale tutti ce l'hanno tutte e due in modo diverso, però sono due circuiti diversi, ve le dico in modo diverso perché sono due circuiti diversi, l'empatia emozionale, cioè c'è chi quando vede una persona che sta male, o quando vede una persona che è allegra diventa allegra, ma in modo anche senza è quello che si chiama connettività emotiva, cioè senza saperlo se io sorrido alcuni di voi sorridono, altri no, ma non che ci sia niente di male, è solo quel circuito che è particolarmente attivo in quell'individuo, può diventare così forte che può diventare anche invalidante, che uno non riesce più a capire che cosa pensa lui, no? In alcune patologie psichiatriche anche quelli che una volta venivano chiamati a volte forse border anche, continuano a cambiare perché non riescono a sentire le proprie emozioni a volte, potrebbe essere una delle cause, sono troppo influenzati da quelle dell'altro. Però in generale l'empatia che cosa fa? Fa, e secondo me ne abbiamo molto bisogno, soprattutto adesso negli Stati Uniti, è un comportamento che induce la socialità prosociale, chiamiamo prosocial in inglese, no? E diventa affiliazione e compassione, cioè capire l'altro, sentire quello che sente l'altro, essere a contatto con l'altro lo rende subito, come noi possiamo dire, umano, giusto? Lo rende subito simile a noi. Quindi la capacità di empatia, anche questa ha un'origine lontana, succede anche negli animali, gli stormi si formano perché c'è una specie di empatia motoria sulla sopravvivenza, c'è negli animali, si imitano. E anche i bebè si imitano, se un bambino piange anche l'altro, è molto probabile. Un altro fenomeno che si vede è lo sbadiglio, no? Che se uno sbadiglia anche altro. Non è altro che quello, è una empatia emozionale automatica. E come dicevamo, siccome è un tipo di elaborazione delle emozioni, dipende dai sistemi che generano le emozioni. Sto andando troppo lentamente, Maria Paola, ti vedo che guardi. Sì, va bene, accelero. Ho applicato per lasciare qualche spazio, magari dove. Sì. Allora, succede di nuovo anche che cosa genera l'empatia? Consolazione, aiuto. Ci fa sentire meglio, e questo è quello che volevo dire. L'empatia e le emozioni positive aiutano la plasticità del cervello perché attivano quel circuito di ricompensa di cui vi dicevo prima. E quindi provare empatia e essere immersi in qualsiasi cosa che generi emozione positiva, che al contrario di quella reazione della paura, in realtà la reazione dall'emozione positiva è fisiologicamente completamente diversa, il cuore si calma, il respiro si calma, la pressione si abbassa, c'è proprio una sensazione fisica positiva che viene da questo mirroring dell'emozione, da questo sistema di empatia dell'emozione.
queste le saltiamo, e volevo farvi vedere che sono proprio all'interno del circuito emotivo, ci sono due circuiti diversi, uno per l'empatia positiva e uno per in realtà l'empatia, diciamo, negativa solo verso se stessi, lo chiamano self-related emotion, negative feelings, che sono associati, sono partiti dal circuito della paura. Allora, se noi anche nel bambino che ha difficoltà a scuola o nell'adolescente che ha una difficoltà di comportamento, attiviamo questo sistema di empatia negativa, gli rimarrà più forte per tutta la vita e poi ci dovrà lavorare per recuperare. Invece vogliamo cercare di attivare il sistema di empatia positiva che poi influisce e diciamo può attutire quello negativo, perché sono in balance tra di loro. Ok, queste lo saltiamo. Volevo solo dirvi che si studiano queste cose, si studiano in laboratorio, non è che ve le racconto. Facciamo vedere dei film ai bambini, agli adulti, misuriamo tutte le loro funzioni cardiache, la temperatura della pelle, si possono misurare, ci sono i sistemi di coding di ogni singolo muscolo e quindi possiamo vedere a quale emozione fisica corrisponde al movimento di quale muscolo. Cioè si studia nel laboratorio tanto quanto si studia il linguaggio adesso, perché le emozioni vengono dal cervello, come anche il linguaggio e l'attività motoria viene dal cervello. Ok, questo era il link con l'invecchiamento e il fatto di mantenere emozioni positive e empatia anche durante la parola invecchiamento, che non mi piace per niente. In italiano ha un connotato molto negativo, in inglese aging ha un connotato più positivo. Bisogna trovare un altro modo che non sia la terza età, che è peggio che peggio. Però non l'ho trovata, c'è un'altra parola che non sia invecchiamento. Ovviamente sappiamo tutti che che vivremo di più dei nostri genitori, abbiamo una grande possibilità di vivere tutti di più dei nostri genitori. Sappiamo che ovviamente come tutto, non vi posso dire che le capacità cognitive migliorano con l'età, in realtà alcune migliorano, sempre quelle lì ventrali della comprensione, quelle che si sviluppavano prima, sono anche quelle che invecchiano dopo. Infatti non è un caso che gli anziani facciano le parole crociate, perché il vocabolario viene mantenuto molto di più e vi dirò perché. Come si mantiene di più il vocabolario, possiamo lavorare sulla nostra plasticità cerebrale, soprattutto di quelle vie dorsali che sono comunque più, che si sono sviluppate dopo e tendono a invecchiare prima perché sono più deboli in realtà, e quindi che cosa possiamo fare per mantenerle più funzionanti usando la plasticità. E facendo questo possiamo non solo avere un invecchiamento più funzionale, ma possiamo anche in modo provato adesso scientificamente rimandare l'inizio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Allora, quello che si sa è che si dice che con l'età la memoria peggiora. Vabbè, con l'età la memoria peggiora e con l'età si corre meno velocemente, vabbè, che dobbiamo fare? Però in realtà i dati sono così. Cioè, quindi sì, c'è questa parabola, però non è detto e non in tutti, e dipende anche appunto da come uno si prende cura del proprio cervello. Vediamo che ci sono delle parabole molto diverse. Allora, l'unico che ha la parabola azzurra, cioè età e abilità cognitive, è una persona che ha una malattia, ma la persona che non ha la malattia, in realtà sì, la memoria peggiora un pochino, ma mica poi così tanto se non c'è una malattia del cervello. Quindi messaggio assolutamente positivo, si corre un po' meno velocemente, però si corre. Cioè,
Allora, la visione per il futuro è che ci sarà un check-up, il famoso check-up che si fa per il cuore, ci sarà anche per il cervello. Adesso con la tecnologia che abbiamo si sarà molto più facile monitorare la funzione del cervello, ma monitorare proprio nel senso di quante espressioni facciali facciamo, quante parole diciamo, monitorare e rendersi conto che se non dormiamo bene, il giorno dopo produciamo più errori di scrittura o se lo vediamo... e come possiamo monitorare il nostro, la nostra frequenza cardiaca, sarà molto più facile fare qualcosa e saremo in grado di vedere il profilo genomico e proteinomico di ogni persona e quindi saremo in grado di creare una strategia per l'invecchiamento sano e migliore per tutte le persone. Questa è la visione per il futuro. Che cosa? Ci sono tantissime componenti che determinano perché il cervello invecchia e ne potremo parlare per un sacco di tempo, però ci sono cose che possiamo fare da tutto questo punto di vista, quasi perfino anche dalla genetica, perché adesso sappiamo che c'è l'epigenetica, il nostro comportamento cambia che geni esprimiamo, quindi possiamo agire su tutti questi fattori, soprattutto sul lifestyle, sul tipo di stimolazioni che abbiamo e su mantenere la salute generale, ma anche sull'evitare le infiammazioni. Le proteine, quelle che qua ho chiamato proteine, sono le proteine tossiche che creano davvero le malattie neurogenerative, il Parkinson, l'Alzheimer, vengono dal deposito nel cervello di proteine tossiche. Quali sono? Ho scoperto che avete parlato di Alzheimer poco fa, quindi non mi dilungo, però fatto sta che le diverse malattie neurogenerative corrispondono delle proteine diverse, è quello a questo cui stiamo lavorando in laboratorio e secondo me ci siamo vicini. In realtà ognuna di queste sindrome cliniche probabilmente ci sono più proteine che diventano proteine tossiche per motivi diversi, quindi io vedo la terapia dell'Alzheimer nei prossimi 10 anni diventare un po' come la terapia per i tumori. È una malattia cronica in cui si avrà una fase preclinica in cui si vive benissimo senza problemi e poi a un certo punto si faranno dei cocktail di farmaci a seconda del motivo per cui questa cellula sta soffrendo. Questa è una prova di quello che vi dicevo, questo è un nuovo tipo di immagine, si chiama PET, e in cui si vede l'amiloide, che è una delle proteine che si deposita nell'Alzheimer, che quando questa tecnica è uscita qualche anno fa pensavamo basta, adesso ogni persona che ha se noi facciamo questa tecnica saremo in grado di fare la diagnosi precoce dell'Alzheimer subitissimo. In realtà più la studiamo e più vediamo che ci sono un sacco di persone cognitivamente normali che hanno l'amiloide, quindi l'amiloide non è un epifenomeno probabilmente, ma non la causa, e ci sono un sacco di persone che hanno l'amiloide come un sacco di persone che hanno nei sulla pelle che stanno benissimo, non hanno il melanoma, hanno solo i loro nei, quindi la situazione è più complicata che solo una proteina e noi sappiamo che comunque possiamo che l'amiloide è una proteina infiammatoria, che quindi se evitiamo gli stati infiammatori, se cerchiamo di avere meno traumi, se ci prendiamo cura e facciamo prevenzione, quindi non abbiamo interventi chirurgici e cerchiamo di avere un organismo sano che fa esercizio, che mangia bene, che non ha diabete, probabilmente la percentuale di amiloide è molto bassa, la possiamo diminuire sia nel malato che nel sano. Quali sono i fattori? Ve li dico velocissimamente perché l'avrete già fatta. Attenzione, ritornando allo sviluppo nel corso della vita, qual è il fattore che predice l'invecchiamento, l'invecchiamento migliore? La scuola, la scolarità. Cioè quanto uno è andato a scuola, quanto ha stimolato, ha imparato formalmente, più ha creato una riserva, più ha creato network, più ha creato sinapsi, più ha creato connessioni e quindi se gli viene una malattia nell'adulto come l'Alzheimer che blocca le sinapsi e le connessioni, più ne ha e più starà meglio. Quindi forse quelli lì che avevano l'amiloide stavano bene, era gente che aveva studiato o comunque imparato tutta la vita. Cioè la scolarità è un proxy per un'attitudine all'imparare, quindi questo è quello che secondo me è il messaggio maggiore: impariamo cose nuove, cose che ci fanno piacere, che non ci fanno stressare, non cerchiamo di imparare qualcosa che sappiamo non riusciremo mai a imparare,
cerchiamo di fare cose diverse anche nelle nostre cose di tutti i giorni, cioè di cercare di approcciare i problemi in un modo diverso. Questo è il fattore che più di tutti correla con la bassa prevalenza anche dell'Alzheimer, non solo delle funzioni cognitive in generale. Tutte le altre più o meno penso che le sappiate, forse la parte emotiva meno, che si collega a quello che dicevamo prima, questa attitudine positiva, no? Che ce le insegnano, no? I saggi, io non sono una che fa yoga o che fa meditazione, che mi viene ansia solo a pensare a mettermi a fare la meditazione, però si viene da una cultura lontana che l'emozione positiva, essere in uno stato d'animo positivo allunga la vita. È vero, è la depressione è un altro dei fatti, predittivi negativi, cioè se uno è depresso ha più prevalenza, non è detto che gli venga sempre l'Alzheimer, assolutamente, ci sono periodi di depressione nella vita, ma qui parliamo di depressione grave, maggiore, hanno più rischio di sviluppare l'Alzheimer. Dormire, stimolazione cognitiva, rischio vascolare tantissimo, volevo stressarvi, ipertensione, diabete, obesità, causa degenerazione vascolare di quelle vie dorsali di cui vi parlavo, quindi perdita di controllo, perdita di capacità di pianificazione, l'invecchiamento, quello che noi pensavamo che fosse la senilità, in realtà non era Alzheimer, ma è la degenerazione della sostanza bianca da fumo, da alcol, da ipertensione, da diabete, che quindi crea quella sindrome del nonno che non si controlla più, che dice stupidaggini, che è sempre di cattivo umore, che è sempre arrabbiato, e anche quella viene da questa cosa qui, che sono praticamente dei piccoli ictus. Che uno dopo l'altro, dei piccoli ictus come questo, che uno dopo l'altro, uno non si accorge neanche, ma che uno dopo l'altro confluiscono. Si può assolutamente prevenire, questo si può assolutamente prevenire con attuando anche per il cervello i sintomi, le prevenzioni cardiovascolari. Va bene, direi che salterei tutto questo, direi solo attività fisica, importantissima. Era bello questo esperimento del topino che corre e che è la memoria migliore, il topino che corre, volontariamente però, se vuole andare in bicicletta che vada in bicicletta, se lo obblighi, gli viene dato un reward, se corre gli viene dato il cibo che gli piace, allora corre e se corre gli aumenta la produzione di questo fattore di crescita, che è poi quello che ha scoperto Rita Levi-Montalcini, gli aumenta la plasticità, gli aumenta la memoria. E va bene, saltiamo tutto questo, social engagement è quello che abbiamo detto. E niente, quindi come sommario vi dico che è vero che l'invecchiamento impatta la funzione cerebrale, non si può negare, però questa traiettoria si può cambiare perché non è universale e non è neanche inevitabile, che ci sono fattori multipli che influenzano lo sviluppo del cervello e la plasticità nelle età diverse, e che più impariamo e più studiamo anche noi le funzioni e la biologia alla base del cervello, e più saremo in grado di prendercene cura, e quindi non dobbiamo avere paura delle neuroscienze, che siano o meno nella nostra tradizione. E poi ringrazio tutti i miei collaboratori e il gruppo di ricerca da cui sono partita nel 2001, e dicevo a qualcuno prima, non ricordo chi, che quando siamo arrivata nel 2001 eravamo in 10 e adesso siamo più di 300. Quindi è stata un'avventura notevole. Grazie a voi. Buonasera e complimenti per l'esposizione chiarissima. Premetto che io sono un'insegnante, sono laureata in scienze dell'educazione e quindi sento molto questo ruolo, e più approfondisco più riesco a essere un insegnante utile e stimolante. Vygotsky, zone prossimali di sviluppo. Le neuroscienze non c'erano ancora, però
mi dice questo, ascoltare lei mi dice che funziona, che è vero, che quindi bisogna sempre stimolare, perché c'è un qualcosa in più a qualsiasi livello sia il bambino, che puoi migliorare e potenziare, quindi questa è una conferma? Direi di sì, come le ho detto io non sono un insegnante, quindi non so esattamente a quale tipo si, però assolutamente tante anche delle, di quello che noi adesso chiamiamo imparare implicito era stato intuito dai grandi della psicanalisi, solo che poi si sono come un po', diciamo, inventati delle teorie su delle esperienze, non su degli esperimenti, quindi tante delle cose che si sapevano già che funzionano non avevano una base, una base neuroscientifica. Adesso che sappiamo che c'è una base neuroscientifica, anche se non so esattamente l'ambito di cui lei sta parlando, però e sono le potenzialità che restano inespresse e che bisogna cercare di, anche se il bambino non le manifesta, prevedere che ci sono, e quindi cercare sempre di proporre un qualcosa che stimoli, che faccia far fatica, comunicando sempre positivamente, esatto, interfacciandosi sempre in modo che legga in te lo stimolo a fare. Ecco, quindi questa, siccome era una delle basi dello sviluppo, ecco, appunto delle direi tecniche, l'empowerment, insomma, voglio dire, siamo su questo piano, però erano cose che già c'erano, che già erano, diciamo, sottolineate dalla psicologia prima ancora che si arrivasse. Se riesco un'altra volta, le neuroscienze saranno la mia strada. È una cosa che veramente mi affascina. Un'altra domanda, allora, i neuroni a specchio rispondono a quello che lei diceva prima nel discorso dell'empatia, perché io ho sentito la professoressa Lucangeli, mitica dell'Università di Padova, dire che beh, i neuroni a specchio non sono una certezza. No, i neuroni a specchio sono una certezza per il sistema motorio. Ah, ecco. Cioè, noi impariamo a muovere la mano imitando il movimento della mano di un altro. Che siano responsabili dell'empatia, l'empatia è un meccanismo, come abbiamo visto, che probabilmente si è costruito nell'evoluzione su questo tipo di imitazione, cioè io vedo nell'altro una reazione e la imito, che sia però mediata esattamente da questi neuroni che sono in una parte del cervello particolare M5, cioè per noi neuroscienziati il motoneurone è una cosa molto particolare, è in un pezzettino della corteccia che è una corteccia motoria, non è una corteccia emotiva. Quindi dire che ci sia un meccanismo a specchio o dire che siano i neuroni a specchio, capisce, è una cosa un po' diversa, è un meccanismo a specchio, cioè come a sinistra c'è un meccanismo a specchio che ci fa imparare l'articolazione delle parole, lo vediamo nei bambini che fanno, che proprio imitano i movimenti, la stessa cosa in qualche modo succede per il sistema emotivo. Che succeda attraverso il neurone a specchio, anch'io sono abbastanza scettica. Grazie. L'ultima cosa, l'uso delle droghe negli adolescenti, che danni pazzeschi fa? Grazie. L'uso delle droghe negli adolescenti, che l'uso danni, delle droghe o il bere? Delle droghe, nel bere, negli adolescenti interferisce con quei sottilissimi meccanismi che abbiamo visto, ovviamente dipende da quante, da quali, non è le droghe in generale, la sigaretta è una droga, il vino è una droga, l'adrenalina è una droga, quindi sicuramente sì, anche lì secondo me il modo migliore per cercare di bypassare questi momenti di rischio e di dargli un empowerment, di fare qualcosa che gli dà l'adrenalina da soli, che non se la debbano cercare, però ovviamente ci sono delle situazioni poi cliniche in cui è difficile, poi più gli si vieta, poi più fanno, quindi bisogna cercare, no? Perché c'è questa seeking, sensation seeking behavior, far sì che se una cosa è pericolosa gliela vietiamo, tendono a farla ancora di più, quindi è proprio un sistema che bisogna rimparare, però sicuramente usando empatia e reward più che punizione, questo ci insegnano gli esperti, se non l'avete letto c'è questo libro che si chiama The Adolescent Brain, che penso che anche in italiano si chiami
il cervello degli adolescenti, che è molto bello, fa proprio anche dare un senso, anche secondo me per i genitori e per gli insegnanti, dare un senso a certi comportamenti inspiegati, un senso scientifico, biologico, poi aiuta a prenderlo in modo meno personale, cioè non è colpa dei genitori se il ragazzo o la ragazza si comportano in questo modo, non è colpa di nessuno, è colpa di un processo che sta succedendo nel cervello, cerchiamo di aiutarlo senza vittimizzarsi a vicenda. Buonasera, grazie intanto per il suo intervento. Io volevo fare una domanda riguardo lo sviluppo nei bambini, mi occupo di educazione. Volevo capire cosa si intende per stimolo, perché c'è tutto un filone di approccio pedagogico, chiamiamolo così, che dice che un bambino apprende molto dal gioco, e soprattutto se è un gioco che parte da lui, da un interesse che parte da lui, perché si producono emozioni come l'entusiasmo, la passione, esatto, che credo a livello chimico e quindi fisiologico, come diceva lei, producano tutta una serie di meccanismi. E quindi vorrei capire quanto è più importante che un bambino, diciamo, di creare l'ambiente e di offrire degli strumenti e poi sia lui a, diciamo, a intraprendere la sperimentazione che in quel momento gli interessa, rispetto al proporgli un'attività che magari in quel momento lui non interessa. Sì, sono è la stessa cosa che cerco di dire per l'adolescente, no? Che il modo migliore per imparare è l'automotivazione, esattamente quello che sta dicendo lei. Quindi io stimolo non intendo che deve fare la classe di judo piuttosto che quella di violino, piuttosto che quella di piano, va bene anche quello, però intendo stimolo vario. Ecco, io mi metto subito sulla protezione del bambino dislessico a cui viene dato solo il libro per imparare, ecco, quello intendevo come assolutamente il gioco, l'esperienza, il vivere insieme, l'attivare tutti questi circuiti insieme stimolando la motivazione di ognuno, che può essere diversa. Ecco, quindi mi conferma che, perché molto spesso si sente dire io lo mando all'asilo nido perché fa un sacco di cose, gli proponiamo un sacco di cose, che può andar bene, però io credo che il bambino impari di più se è in un contesto in cui riesce a portare avanti, a sperimentare quello che lo incuriosisce in quel momento nella sua natura e quello che è il suo bisogno. Dopodiché, creando l'ambiente, possiamo creare questo, però se noi ci mettiamo lì e diciamo oggi impariamo questo, temo appunto che si vada a volte in una direzione opposta, per cui magari a lui non ha interesse in quella cosa e quindi non è motivato a... Di nuovo, non sono una pedagogista, quindi non voglio entrare in un ambito che non è il mio. Quello che a me ha colpito molto nel cominciare a lavorare con i bambini e con i bambini con difficoltà specifiche, che si riferisce un po' anche al suo metodo, è che i bambini non sanno cosa devono imparare. Cioè, se un adulto, io passando dal adulto al bambino, se all'adulto viene un ictus e perde la capacità di lettura e deve imparare a leggere, sa benissimo a che punto, sa benissimo che cosa deve imparare, perché ha già avuto quell'esperienza. Se noi diciamo al bambino oggi ti insegno a leggere, per loro leggere, che cos'è leggere? Non lo sanno che cos'è leggere. Leggere è avere davanti quella roba lì e alcuni la possono leggere, dicono delle parole, altri no. Cioè, in quel senso, dire oggi impariamo questo. Però magari c'è in qualche metodo in cui si dice oggi impariamo, non lo so, a costruire una barca, allora poi imparerà a leggere perché sentirà il bisogno di farlo. Esatto, cioè non è, di nuovo, non essendo una pedagogista. Mi conferma che a livello fisiologico l'emozione quindi è fondamentale, cioè la passione e l'entusiasmo che spingono l'apprendimento sono fondamentali. Fondamentali, però c'è anche da dire che uno diventa più che uno si appassiona quando comincia a fare una cosa bene, quindi quindi quello che intendo anche per gli adolescenti è insegnargli a fare sforzo per fare qualcosa che a loro piace. Così si allena a fare lo sforzo, e dopo nell'imparare a fare lo sforzo, la motivazione nel vedere si fa un mirror su un'altra cosa che magari gli piace un po' meno, perché comunque vogliono ottenere un risultato. Mi sono spiegata, quindi non è che si parte da una via più facile per insegnare un tipo di comportamento che poi si può applicare anche alle cose più difficili e meno piacevoli, perché purtroppo non è tutto piacevole nella vita, quindi
Buonasera. Buonasera, dove? La carenza di sonno, il sonno irregolare, è vero che crea danni al cervello? Crea danni e diminuisce la plasticità e diminuisce la memoria, cioè nel momento il sogno, il bambino l'abbiamo saltata, ma nel bambino e nel giovane c'è una grandissima proporzione di sogno REM, che è il sonno in cui praticamente noi consolidiamo le memorie, cioè l'esperimento in cui si è scoperto la parte della funzione del sonno è stato un esperimento su sui topi, in cui viene insegnato praticamente nuotano in una piscina dove ci sono delle piattaforme e il topino impara dove sono le piattaforme. Piano piano, la prima volta, la seconda volta, la terza volta, quarta volta che lo metti nella piscina, track va diretto alla piattaforma. Allora hanno inventato questo nuovo sistema per registrare la funzione cerebrale del topo, in cui si attivano anche dei fotorecettori, quindi si vede, e il ricercatore ha visto che lo stesso pattern che si attivava durante il giorno mentre il topino imparava dove erano le piattaforme si attivava mentre dormiva. È da lì che è venuta fuori tutta la ricerca che uno elabora e probabilmente crea le connessioni durante il sonno, e quindi la distruzione del sonno sicuramente interferisce con l'apprendimento e con la plasticità. Grazie innanzitutto per la chiarezza che raramente va d'accordo con la scienza. È bello che ci sia degli scienziati che sanno manifestare e offrirci la loro scienza. La mia domanda è sul discorso dei traumi, l'infiammazione nell'età avanzata. Mi ha incuriosito molto questa cosa. Volevo chiederle, troviamo spesso gente della mia età o un po' di più, quindi già terza, anche se non abbiamo una parola migliore per dirla, che vuol fare il giovane e non si allena e ha dei traumi anche fisici. Le chiedo, questi sono fonte di infiammazione e quindi vanno contro la plasticità? E oltre a questi, quali, ci fa qualche altro esempio di quali possono essere le noxe cattive e quindi il comportamento buono per evitarlo? Grazie. Sì, dunque, c'è... sono i traumi dell'adulto, ma sono anche i traumi in età giovane. Per esempio adesso c'è, non so se l'avete sentito, ma c'è una grande polemica sul football americano dove vivo io, perché si è visto che i giocatori di football che hanno tantissimi traumi, in più traumi continuati perché non erano protetti, quindi praticamente svenivano, li mettevano dentro a giocare di nuovo, e gli viene una demenza a 40 anni. Con tutta la logica dell'assicurazione medica americana, per cui poi si ritrovavano senza assicurazione medica a 40 anni con una demenza che va avanti 30 anni. Quindi ci sono i traumi. Noi adesso nell'anamnesi di una persona che arriva con un problema di memoria lo chiediamo sempre, i traumi durante le fasi critiche dello sviluppo, soprattutto dell'adolescenza. Quindi anche lì bisogna pensare bene a quali sport fare ai ragazzi. Quindi c'è un'influenza dei traumi anche in età giovanile. In età anziana è più che il trauma cerebrale, che è più raro, che però può succedere, è il trauma fisico che crea infiammazione. Allora l'infiammazione crea uno stato infiammatorio generale nell'organismo che sembra, e non è ancora, ci sono dati discordanti, però devo dire che stanno diventando sempre più sostanziosi, che diminuisce non solo la riserva, ma crea quella, diciamo, degenerazione, potete pensarlo come un rigonfiamento della sostanza bianca che vi facevo vedere in quella risonanza, e quindi assolutamente importante. Questo lo vedevamo da un punto di vista clinico, quando vedo pazienti magari con l'Alzheimer che mi dicono, la famiglia mi dice, stava benissimo finché non è caduto e si è rotto il femore. Quando si è rotto il femore, si è svegliato dall'operazione, è cominciato la malattia di Alzheimer. No, non è così. La malattia probabilmente era già cominciata anni e anni prima, però l'infiammazione generale che è stata causata, la rigenerazione per
riprendersi da una frattura ha probabilmente fatto superare la riserva. Quindi sicuramente esercizio fisico è importantissimo, sono andata veloce sulla fase dell'invecchiamento, ma esercizio fisico almeno 3 o 4 volte alla settimana con esercizio cardiovascolare, quindi non solo lo yoga o il pilates, ma la bicicletta, la corsa, ovviamente in modo che non è che vogliamo andare a distruggerci il ginocchio, come dice lei, che uno non è allenato e va a correre dopo 6 mesi, va a fare la maratona e si distrugge il ginocchio, no? In modo oculato, però è uno dei fattori che predicono l'invecchiamento sano più di tutti, la restrizione calorica, ahimè, e l'esercizio, il sonno e l'attività cognitiva da giovani, ma l'attività cognitiva continuata. Diceva prima che le espressioni del viso con l'età si possono mascherare, no? Finché si è piccoli, quella è l'espressione di paura, quella è l'espressione di felicità. Quando si arriva ad essere adulti, se non ho capito male, mi pare di aver capito che certe facce, certe espressioni si possono non trasmettere. Ho capito giusto? È più che quando si diventa adulti, è nella cultura in cui si vive. Cioè la cultura, non so, italiana è una cultura in cui si esprime molto. Cioè, si prendono tutti in giro, parliamo con le mani, ridiamo eccetera eccetera, nella cultura inglese molto meno, nella cultura russa ancora meno, quindi non è, gli viene dato un controllo da quella parte, no, del frontale di controllo esecutiva, ci viene insegnato che non dobbiamo far vedere quell'espressione, quindi non è proprio legato all'età, cioè, è legato all'età nel senso che è legato a un meccanismo culturale. Io avevo in mente I volti della menzogna, quel libro scritto che ho letto tempo fa, in cui appunto c'è, non mi ricordo adesso il nome dello psicologo che l'ha scritto, che diceva che ci sono comunque delle microespressioni che ti permettono di vedere se c'è qualche disturbo nella persona. Restano comunque quelle? Quella è un'expertise particolare, ne parlavamo prima della conferenza. Una cosa che abbiamo visto per esempio noi nei bambini dislessici, è un risultato che non è ancora pubblicato però di cui sono molto orgogliosa, è che come chi legge velocemente è in grado di decodificare dei trattini neri sulla pagina bianca come delle lettere, molto velocemente, automaticamente. Così nella parte destra dell'emisfero destro c'è una parte che analizza la faccia e la faccia anche in modo dinamico, le espressioni della faccia, quindi ci saranno abilità diverse che poi uno può imparare, cioè ci sono dei sistemi di decodifica che uno può imparare, quindi sicuramente ci sono delle micro espressioni che uno è particolarmente bravo, magari che è un attore che ha imparato a controllarle, le sa riconoscere, e sembra che i bambini, almeno i bambini con un determinato tipo di dislessia che hanno la lettura meno automatica, poi imparano a leggere, abbiano in realtà una capacità di riconoscere le espressioni facciali maggiori dei bambini neurotipici, cambiamo, non normali perché sono tutti normali, però che imparano in modo tipico, typically developing li chiamiamo, perché chiamare il bambino dislessico verso il bambino normale è un linguaggio che a noi ci viene leggero, ma per il bambino che se lo sente dire non è così leggero, quindi anche lì c'è probabilmente una plasticità diversa in punti diversi del meccanismo, però sicuramente ecco che ci siano delle persone che hanno imparato o che per genetica siano più bravi a interpretare le espressioni facciali sicuramente. E ci sono anche chi ha malattie per cui non è capace, tipo l'autismo, lo spettro dell'autismo, gli Asperger. Intanto la ringrazio per le sue spiegazioni. Mi piacerebbe essere informato se una persona ha una malattia bipolare e è dalla nascita, dall'infanzia, dall'adolescenza e se può divenire una malattia degenerativa. Questa è una domanda che ci vorrebbe tutta una molto intelligente, per cui ci vorrebbe tutta una serata. Il rapporto tra la malattia bipolare e la malattia neurodegenerativa
lo stiamo studiando, non è stato studiato prima per quel motivo culturale che le dicevo, perché la malattia bipolare è una malattia psichiatrica, la malattia degenerativa è una malattia neurologica. In realtà la malattia bipolare, adesso che abbiamo modo di vedere questi circuiti, è diventata praticamente una malattia neurologica, però si cura dagli psichiatri che non sono abituati a studiare e avere a che vedere con le malattie neurogenerative. Psicoterapeuti assolutamente, assolutamente. I psicoterapeuti dovrebbero curare sempre tutti, anche chi non ha niente, cioè, perché quella è la plasticità del sistema emozionale, viene dalla psicoterapeuta, quindi quello assolutamente. La psicoterapia diventa, se fatta in modo consono alle scoperte della scienza, è una terapia come se fosse una terapia farmacologica, una terapia neurologica nel senso che cambia il cervello, che è uno dei modi, quando si è creata una via che non funziona, per cui una persona è troppo ansiosa, lo psicoterapeuta che è la persona che aiuta, per esempio con la terapia comportamentale o altri tipi di terapia, a creare un'altra via, per cui lo stesso stimolo non dà più un'ansia, una paura ingiustificata. L'ansia non è altra che una paura non giustificata, quindi è una, l'avrei dovuto dire questo, mi dispiace agli psicoterapeuti in sala. la psicoterapia è una terapia neurologica nel senso che cambia il cervello e se fatta bene in modo assolutamente positivo. L'adolescenza e quel periodo lì della giovinezza, del sviluppo dei lobi frontali, è un periodo di vulnerabilità e quindi tante malattie psichiatriche si manifestano nel giovane adulto, perché quel tipo di sviluppo lì dei lobi frontali, che sono quelli che controllano le emozioni, la motivazione, durante quella fase lì di sviluppo gli succede qualcosa, probabilmente, anzi sicuramente, con una componente genetica per cui si sviluppa la malattia. Come una persona con una diagnosi di disturbo bipolare fatta con i canoni di adesso si cura, sviluppi una malattia neurogenerativa, secondo me quello che succede è che se sviluppa una malattia neurogenerativa si manifesterà in modo diverso, più che uno sia un fattore di rischio per l'altro, perché la persona è diversa, si è sviluppata in modo diverso, quindi magari non avrà il sintomo di memoria tipico della persona con l'Alzheimer classico, sarà un'interazione delle due cose. Ma dire che la malattia bipolare sia una causa di una malattia neurogenerativa, non c'è evidenza per quello.